Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Allora, oggi mi presento con un po' di colore perché è una giornata uggiosa, allora la coloriamo un po' così. Mi presento con l'apparecchio perché non ce l'ho quasi mai nei video, ma devo tenerlo su. E soprattutto senza mascara, senza rossetto, e c'è un motivo. Voi direte un giorno struccata, un giorno senza mascara. C'è un motivo, il motivo, vediamo se riesco a non inquadrare il mio indirizzo, è dentro questa scatola, quindi spacchettiamo insieme. Sono pronta con le mie forbici. Se avete visto il video di ieri, vi dicevo che questo pacco doveva già arrivare ieri, ma il corriere non ha calcolato minimamente il mio bigliettino, che ho il citofono fuori funzione, e gliene ho fatto uno più grande, ma giuro, una roba così scritta con l'indelebile, cioè non può non averlo letto, ma ha deciso comunque di lasciarlo al negozio di fronte, che fortunatamente sono amici, per cui non c'è stato problema. Adesso comunque abbiamo riaperto il bar, quindi il nuovo indirizzo sarà quello del bar, essendo aperti 7 su 7. Non c'è problema. Ecco qui. Allora, ordinino che ho fatto in occasione del 30% su tutto, tutto con asterisco, come abbiamo detto nel video precedente, ma un asterisco che escludeva veramente poche cose, quindi un tutto realistico e un asterisco accettabile. Escludeva i mascara perché erano già in promo e i nuovi lipstick, i powder, power lipstick, insomma, quelli che stanno anche andando un sacco bene, quei lipstick lì, che comunque io non li ho presi. Allora, sono 6 prodottini, quindi tutti scontati del 30, tranne il mascara che era già scontato, quindi abbiamo detto del 55%, e motivo per cui non ho il mascara, quindi provo direttamente questo. È vero che i mascara non rendono magari al primo utilizzo, però sono a casa, quindi. Se avete visto il video dei finiti, l'altro. Mi sembra, sì. Vi parlo super bene del gel detergente della collezione Sicilian Knots. Io me ne sono innamorata. Ho avuto un rapporto di odio-amore perché all'inizio, insomma, l'avevo usato anche la sera non mi piace, soprattutto se mi sono struccata, preferisco una mousse, però alla fine. La profumazione mi piaceva tantissimo, questa profumazione agrumata, e veramente la mattina mi aiutava a cambiare umore. Io quando mi sveglio ho un momento di scontro con il mondo. Mentre per esempio c'è la mia collega Sara che lei mi dice: ma io mi sveglio e che bello, cioè penso che bella giornata che ho davanti, nuove opportunità, nuove occasioni, e io penso: ecco, io penso questo la mattina. Vabbè, meno male c'è lei che porta un po' di buon umore. E comunque, appunto, vi dicevo, quel detergente Lady Kiko mi faceva star bene la profumazione, oltre che essere molto delicato. L'ho amato per la mattina con questi microgranuli. Non l'ho trovato più disponibile. Vedrò quando sarà in store se è rimasto qualche pezzo, ho visto che sul sito ce ne sono altri simili. Questo dovrebbe essere anche nuovo, nel senso c'è scritto novità, ma non so che collezione sia. Ecco, io non sono poi bravissima, nel senso che posso seguire qualche collezione, però non è che tutte le collezioni riesco a star dietro tutti i prodotti, ricondurli a una collezione sempre. Quindi è disponibile, c'è scritto novità, e è questo detergente, è sempre appunto cleanser and scrub, quindi dovrebbe essere più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, però questa è la versione con il carbone. Scusate, ma devo sempre pensare perché poi dico cacao al posto di carbone, carbone. Quindi sono super black. Pensavo che fosse magari trasparente con i pezzettini neri, invece è proprio black con i pezzettini black. Ok, la profumazione è buona, però non c'entra niente ovviamente con l'altra. Oh, che era agrumata. Mi sembra che sia un gel
un po' più appiccicosino e comunque i microgranuli che contiene sono effettivamente, però lo sto provando sulla mano, non sul viso, abbastanza soft come l'altro. Quindi poi come effetto dovrebbero somigliarsi. Poi ecco il detergente, adesso mi sono incaccolata tutta, non ho qui le salviettine. Il detergente viso è una cosa che compro volentieri perché è la cosa che più finisco, cioè più uso ovviamente. E, ok, quindi questo era un prodottino, c'è anche nella versione solo cleanser, quindi senza queste microparticelle. Detergente, scrub, viso, 2 in 1 con carbone vegetale, sabbia vulcanica, la sua texture leggera, deterge la pelle, sfoglia delicatamente lasciandola morbida, levigata e purificata. E vi saprò dire. Poi, allora, questa è una matita della linea famosissima Creamy Color. L'ho presa nella colorazione cioccolato al latte. Rimarrò fino alla fine del video con la mano sporca, ve lo dico, oppure mi scoccerò. Stopperò e andrò un attimo in bagno a lavarla. Facciamo così, dai, parlo. Rieccomi da voi, dai, così evito disastri. Creamy Color Comfort Lip Liner, numero 316, cioccolato al latte è il colore. Vediamo se ci ho preso. Eccola qui. Vediamo sulla mia mano bianca cadaverica. E adesso mi sono appena lavata, sono anche un po' umida, facciamo sull'altra. Vediamo se... Mi sono lavata tutte e due le mani. Momento genio! Ok. Però di là c'era proprio il detergente sotto, quindi è rimasto proprio morbido. Bel colore! Bella. Dopo magari proviamo ad applicarla perché ho preso anche un rossetto. Vediamo se stanno bene insieme. Comunque queste matite sono famosissime, quindi... insomma, avevo voglia di provarla, poi scontata. Io non uso tantissimo le matite, ne ho qualcuna, però non è che se uso il rossetto devo per forza mettere la matita. Non sono così brava, e quindi... Allora, questo invece è il mascara. Io ho preso l'Extra Sculpt, mascara effetto volume panoramico per ciglia moltiplicate. Il pack è molto carino, eh? Così molto geometrico, vediamo lo scovolino. Interessante, è uno scovolino a clessidra. Vedete che è più magro, più stretto centralmente. E questo lo proviamo insieme. Però vediamo se magari nell'altro prodottino ho uno specchio, eh. Allora, passiamo all'altro prodotto e vediamo. Ho preso la Cipria, la Perfecting Powder della collezione Tuscan Sunshine. Eccola qui. Che bello questo pack. Vediamo se c'è uno specchietto, così uniamo. Wow! Che corallosa, che bella! È un arancio corallo con una punta di rosa, il pack. Lì sembrava arancio. Carino, perché sento che balla qualcosa dentro. Ah, certo, perché c'è questa. E c'è lo specchio, quindi sono contenta, così riesco a mettere il mascara. Ha questo fiore in rilievo. Si presenta bianca. Sembra di non toccare neanche una cipria. Che strana che è. Vi giuro, sembra di toccare gesso. Vedete che anche se è bianca, la ho prelevata perché si vede che c'è sul dito, però. Vi assicuro che mi sembra di toccare gesso e di mettermelo sulla mano, cioè di non mettermi niente. Però, allora, vedete, io la prelevo, la prelevo, la prelevo. Così. Questo è quello che prendo. E... Ho la sensazione di toccarmi la mano senza nessun prodotto. Aiuto, sono curiosissima di provarla addosso, insomma.
Ok, già che ci siamo con lo specchietto, vado con il mascara, vediamo come si comporta. Problema delle ciglia lunghe è che ovviamente quando ci si mette il mascara si va subito a sporcare la palpebra. E sapete che bisogna sempre aspettare che si secchi, che si asciughi per rimuoverlo con un cotton fioc. Così viene via subito, altrimenti fate il patatrac della giornata. E adesso sicuramente è un po' troppo bagnato. Voi di solito, quando aprite un mascara che vi sembra che debba maturare per performare meglio, lo lasciate aperto una notte? Io so di questo trucchetto, ma non l'ho mai fatto perché ho paura di... sì, è vero, magari dopo è più buono, però dura anche di meno. Non lo so, magari una notte no, ma un'ora, una via di mezzo. Allora, in questo momento è sicuramente nuovo, cioè lo sento che è proprio fresco, fresco. Madonna, che profumo. Cioè, che profumo che... Non è un profumo, vabbè, non lo sentite se non ci mettete dentro il naso, ma io lo metto ovunque il naso e quindi vado sempre ad annusare. Qua mi ha fatto un piccolo grumo, vedete? Qua, però è un caso, lo togliamo, ecco, tolto. Io con il mascara sono svizzerissima, eh? Poi una cosa che faccio sempre è mettere il mascara, poi magari faccio qualcos'altro, non so, mi sistemo i capelli, mi metto il rossetto, insomma, faccio altro e poi ritorno sul mascara e il mio mascara ideale, come il Supercurl di Essence, deve essere stratificabile, cioè quando si è asciugato non deve pietrificarsi lì e non riuscite più a lavorarlo, deve comunque lavorare, non mi deve seccare completamente le ciglia, questo perché riesco stratificandolo a dargli una piega, ad insistere nel senso in cui desidero insistere, infatti è come se praticamente anziché far seccare tutto il mascara, proprio il barattolino, lo facessi seccare sulle ciglia, ecco, quindi io adesso lo chiudo e magari ci ritorno a fine video. È bello nero, ma non me le ha aperte. Però ecco, è molto presto, eh. Non sono delusa, nel senso che è molto molto presto per parlare di un mascara, cioè dare un giudizio su un mascara. Bene, allora mancano i due prodotti per le labbra. Questa è la collezione Green Me. E è una matita, Lips and Cheeks. L'ho vista in un video di Elisabetta R, dove tra l'altro mi cita, tesoro, perché aveva fatto anche lei il video dei prodottini, insomma, preferiti per le labbra e dice che bella, l'aspettavo più piccola. Eccola qui. Cioè, è più grande di un mio dito. Vabbè, io ho la mano piccola, e dice che queste matite performano da Dio. Oltretutto, avevo deciso di prenderla perché mi ricorda tantissimo un prodotto che aveva la mia mamma. Io le fregavo tutto quando ero piccola, tutto, giuro, poverina. E adesso il karma, mia figlia frega tutto a me. E mi ricordo tantissimo una matita che le fregavo e che mi piaceva tanto, infatti mi ricordo ancora anni fa che ero andata a cercare su internet quel marchio, quel brand, ma non avevo trovato niente. Eccola qua e c'è dentro anche un super temperone che oltretutto mi viene comodo perché io non ho i temperini di questa dimensione. Questa è la colorazione 105. Vediamo subito com'è, ma mi piace a vederla. Oh, è un po' aranciata. Scorre che è una meraviglia, cioè è cremosissimo, però Elisabetta diceva che poi si fissa. Me l'aspettavo meno rossiccia. Eccolo qui. Cioè a vederlo da qua lo vedo più malva, più marroncino, invece poi
diventa così. Mannaggia. Capisco che possa essere usato anche per le guance, perché effettivamente è cremoso, quindi io lo sto prendendo da qui. Vedete che riesco a farlo anche più sfumato. Su questo sono rimasta un po' male. Ok, procediamo e questo dovrebbe essere proprio l'acquisto con la L, l'apostrofo e la A maiuscoli. E è il Glossy Dream, colorazione 204, un lipstick sheer. Innanzitutto è molto bello anche proprio il pack. Molto molto carino. Fa un po' questo... Ma com'è? Ah, ok. Oh Gesù mio, com'è? Ah, ok, non era chiuso completamente. Perché adesso l'ho chiuso completamente, praticamente si fa così. Magari lo conoscete tutte, io non lo conoscevo sinceramente. Chicco l'ho persa di vista per tanti anni, ve lo dico, l'ho ripresa da un annetto a questa parte e l'ho visto nel video della Simon e me ne sono innamorata. Allora, colore non saturo e a me piace, è una cosa positiva, nel senso, vedete, parliamo appunto gloss, come abbiamo detto che si chiama? Glossy Dream. Io sono proprio nella fase di questa tipologia di lipstick. Bello, questo è il mio rossetto, mi piace. L'avevo proprio adocchiato subito. Praticamente la cipria ci sta facendo da specchio in questo video. E bello. Sì. Anche un profumino molto carino. Leggero, eh? Ma contiene dei micro glitter? Mi sembra di sì. Niente di troppo fastidioso, ma contiene dei micro glitter. Adesso io ve lo faccio vedere, ma non guardate l'apparecchio, eh. Ce l'ho sul labbro superiore, ovviamente. Perché sul labbro inferiore questo mi piace tantissimo, ragazze. Nella parte sotto invece voglio provare il matitone, perché invece questo a vederlo sembra stupendo e no. Ma è arancio. No, è arancio. Io vi assicuro che sul sito non sembrava così. In questo momento mi ha enfatizzato una pellicina, perché come non enfatizzarla è enorme. Allora, non è il mio colore, però se prendo un po' di abbronzatura, forse riesco a portarlo comunque. È terribile. Molto pieno, invece molto saturo, molto pieno, anche un po' effetto plumping. Scorre tantissimo, mi fido che poi si fissi perché per quanto scorre sembra una di quelle cose che poi... Va ovunque, però ecco, quello suo sopra è proprio quello che io amo, che tra l'altro l'ho anche messo molto poco, adesso fa contrasto con quello sotto che è più saturo. Cosa dite? Torniamo sul mascara invece e vediamo com'è. Rilavorarlo un pochino. Allora, mi sto sporcando sopra. Tantissimo, so che è un mio problema perché ho le ciglia lunghe, però. Allora, riesco a lavorarlo, ma ho l'impressione di riuscire a farlo perché comunque sono passati pochi minuti. Non so se dopo un po' di tempo sia ancora possibile. Allora, non so perché un occhio mi piace e l'altro no. L'altro mi sembra più spettinato, più... Boh. Mm.
Non so se vedete questo occhio, mi piace, lasciate perdere che sono super sporca. Questo, guardate questa ciglia dove va. Mi sembra un po' più tipo cuscino in faccia. Però devo dire che le sta allungando e aprendo bene. Allora, credo che possa essere un buon prodotto fra qualche tempo. Io non ho grandi colpi di fulmine quando uso un mascara, nel senso che di solito i primi giorni non mi piace. Anzi, quando magari capita che ti piace subito, è facile che, insomma, dopo un mese magari sia già secco. Comunque ci tengo tantissimo, il mascara è una di quelle cose a cui non rinuncio se decido di truccarmi, però non sono disposta a spendere, non so, 30 euro per un mascara perché trovo delle cose ottime anche a 3 euro, per cui questo è un po' il mio punto di vista sui mascara, sicuramente sono un po' avvantaggiata perché ho le ciglia abbastanza lunghe, abbastanza folte già di mio. Sono un po' perplessa, si percepisce, no? No, perché la cipria voglio proprio provarla un attimo con calma sul viso perché sembra di toccare il gesso proprio, il gesso e boh. Il mascara è presto, il detergente devo provarlo. La matita. Allora, con il rossetto sopra, praticamente sto andando a spostare il rossetto. Però si somigliano molto, perché questo è il rossetto che l'ho passato solo una volta e questa è la matita. Oddio, adesso l'ho premuta molto, ma è questa. E anche questa, vedete che si somigliano molto. Mentre l'altro è decisamente arancio. Bene, come vedete ho già buttato tutte le scatolette, non le sopporto, quindi ho letto un attimo bene tutto, così non mi ricordo, non mi dimentico di alcune cose, perché per esempio qui è indicato con carbone, invece c'è dentro anche sabbia vulcanica, quindi io memorizzo tutto. Quindi ragazze, questo era lo spacchettamento con l'entusiasmo, le perplessità, la delusione, con tutto insomma. Vi aspetto come sempre, se vi fa piacere, nei commenti. Fatemi sapere se anche voi avete fatto qualche ordine con il 30 o se vi siete recati direttamente in store, perché da ieri è possibile anche appunto andare in store. Vi mando come sempre un grande bacio, un grande abbraccio e al prossimo video se vi va. Ciao ciao!